Lo scorso venerdì il gruppo consiliare del Partito Democratico Aretino aveva scelto il quartiere di Saione per la riunione preconsiliare in vista della seduta che si è svolta lunedì 24 luglio. Una scelta, quella del PD, volta a far sentire la propria presenza sul territorio in un quartiere che nell'ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé. Risale infatti alla scorsa domenica l'ultimo episodio di violenza, una lite tra due cittadini nigeriani trasformata poi in una vera e propria colluttazione a colpi di bottiglie. Diciamo che la zona di Saione è comunque una zona problematica, non è una zona problematica relativamente alla presenza di cittadini che richiedono asilo, perché il numero è davvero limitato, però il problema delle tante etnie differenti che sono insediate in quel quartiere creano dei problemi senz'altro. Per quei reati di tipo penale le forze dell'ordine, quindi carabinieri, polizie, dovranno intensificare, come stanno già facendo, le loro azioni. Per reati di tipo amministrativo e di rispetto dei regolamenti comunali di igiene, del decoro, di polizia urbana, è senz'altro compito del comune, che dovrà fare nettamente di più. Ecco, quello che è uscito fuori dal nostro giro, insomma, nella zona di Saione è che le persone, la gente, i cittadini sono quasi scoraggiati a denunciare. Ecco, questa è secondo me una grandissima sconfitta, se vogliamo, no? Ho la sensazione che nei cittadini si sia anche innescato un meccanismo che, non avendo completa fiducia nella giustizia in senso generale, magari qualche volta evitano appunto di fare le denunce. C'è una progressiva allontanamento del cittadino dalle istituzioni, o viceversa, delle istituzioni dai cittadini, che percepiscono con chiarezza questa distanza, che io cerco di colmare con la presenza continua e costante dei nostri vigili urbani, dei nostri agenti di polizia municipale, e per il quale avevo chiesto un aiuto al Comitato Ordine Pubblico Sicurezza Provinciale. Si è poi ragionato in maniera diversa, si è ritenuto non opportuno dare questo aiuto, che rimane sulle spalle del Comune. Ci sono altri tipi di collaborazioni che sono messe in pista grazie alla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinati dal Prefetto, su azioni mirate, puntuali, volte a reprimere quello che è crimine e non cattivo comportamento, per il quale rimane la Polizia Municipale l'unico soggetto, diciamo così, titolato a intervenire. Resta il fatto che nel periodo estivo, in cui ci sono anche le ferie, i nostri 84 vigili sono un po' in difficoltà.